350 concorrenti in una bellissima giornata di sole ad Auronzo per la terza prova del Criterium Cadorino. Una bella giornata che ha visto ancora una volta grandi e piccoli confrontarsi per il circuito del Centro Sportivo Italiano. Gare combattute sia a livello giovanile che a livello assoluto. A fare la voce grossa ancora una volta è stata l'Atletica Cortina, che si è imposta sia nella graduatoria giovanile sia nella graduatoria complessiva. Bene anche l'Atletica Comelico e bene anche l'Unione Sportiva Tracime Auronzo, società organizzatrice. Per quanto riguarda i cuccioli, i vincitori sono stati Alissa Frizz, Atletica Gordina, e Francesco Larese, Tracime Auronzo. Tra gli esordienti, i più bravi sono stati Silvia Colletti della S Pozzale, Tommaso Gerardini, Tracime Auronzo. Lucia Arnoldo, Atletica Zoldo, e Gabriele Baldissarutti, Atletica Comelico, sono stati vincitori nella categoria ragazzi, mentre tra i cadetti si sono imposti Melissa D'Andrea, Atletica Cortina, ed Edoardo Buzzi, Atletica Comelico. Tra gli allievi le vittorie sono andate a Lucia De Lorenzo, Atletica Comelico, e a Federico De Michele, Tracime Auronzo. I più bravi tra gli juniores sono stati Egle De Podestà, Aquilotti Pelos e Samuele Zaccaria, Atletica Comelico. Tra i seniores invece Alice Peruzza, Marciatori Calalzo, e Andrea Pavanello, anche lui dei Marciatori Calalzo. Tra gli amatori B, Silvia Vecellio si imposta tra le donne, Silvia Vecellio di Giocallena Atletica Dore, e Alberto Gerardini è stato il più bravo tra gli uomini, Alberto Gerardini, Tracime Auronzo. Tra gli amatori B le vittorie sono andate a Gina Zanella, Giocallena Atletica Dore, e a Massimo Corrias, Atletica Cortina. Tra i veterani, infine, i vincitori sono risultati Maria Teresa Campigotto, Atletica Villorba, e Mario Menia, Atletica Comelico. Per quanto riguarda le graduatorie di società, a livello giovanile si è imposta l'Atletica Cortina con 566 punti. Secondo posto per l'Unione Sportiva Tracime Auronzo con 483 punti. Terzo posto per Atletica Comelico con 317. Nella classifica assoluta, Atletica Comelico davanti a tutti con 122 punti. Secondo posto per Tracime Auronzo, 54 punti. Terzo posto per Aquilotti Pelos con 33 punti. Nella classifica generale, nella classifica complessiva, Atletica Cortina davanti a tutti con 590 punti, piazza d'onore per Unione Sportiva Tracime Auronzo con 537 punti. Sul terzo gradino del podio sono saliti i ragazzi e le ragazze dell'Atletica Comelico con 439 punti. Dopo le classifiche diamo voce ai tanti protagonisti della giornata di Auronzo. La gara bellissima, veloce, faccio il Cadorino per fare velocità perché io farei gare di ultra trail, tipo la Lut 120 km a Cortina, è il terzo anno, quarto anno che la faccio con quello che viene. E quindi mi serve per fare velocità e i terreni sono perfetti. Qua un bellissimo posto, bella giornata, è andato tutto bene. È stata una bella tirata, poi alla fine purtroppo Massimo ha uno spunto leggermente più brillante del mio e niente, è arrivato davanti. Le altre bene, Zoldo molto bene, Calalzo non è il mio terreno, mi sono difeso. Organizzate alla perfezione e se il tempo aiuta è uno spasso. Ma sono qua con tutta la famiglia, le due bimbe di 8-10 anni corrono e mi hanno costretto a partecipare. Le gare, se c'è il tempo bello, sono stupende. E le consiglio a tutte le famiglie, non è obbligatorio arrivare davanti, ci si diverte lo stesso. Percorso bellissimo, mi è piaciuto un sacco, anche perché è tutto sterrato e per me sono i più belli. Dura la gara, le salite corribili però faticose e le discese a tutta il più possibile. È stata una gara si combattuta con Silvia, partite insieme, poi ce la siamo giocata, in particolare l'ultimo pezzo finale, e divertente, bella, bella giornata. Il percorso era bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E ho avuto una rivale non da poco che mi ha tirato fino alla fine, poi non ce l'ho fatta sul rettilineo, è stato bellissimo, bellissima giornata, bellissimo percorso, ottima organizzazione direi. Tanta gente che non si vede mai da nessuna parte, qua si vede la gente finalmente con un po' di sorriso che è difficile trovare da altre parti. Oggi ho visto anche gente contenta e sorridente, finalmente, e come sempre nelle gare del Cadorino. Mi sembra tutto perfetto, tanti bambini e questa è una bella cosa. È stata la prima gara quest'anno a Cadorino,
stato un percorso bello, con sali e scendi, bello percorribile, però il caldo si è fatto sentire e la fatica è stata doppia. Mi piace correre perché mi sento libero e è un momento che posso dedicare a me stesso. Indispensabile, come sempre, per la riuscita delle manifestazioni, la presenza dei tanti giudici e cronometristi del CSI. Come giudici siamo circa una quindicina, 17 giudici che partecipano ad ogni gara. Abbiamo cercato di limare un attimo il numero di giudici perché abbiamo inserito un sistema nuovo semi-automatico, diciamo. L'iscrizione avviene entro il giovedì e quindi pertanto mediante un barcode c'è sia all'arrivo che anche alla partenza riusciamo ad avere l'insieme dei numeri dei partecipanti per la gara del Cadorino. Questo ci ha permesso di risparmiare qualche persona, però ci ha permesso anche di eliminare qualche errore, diciamo, che poteva esserci all'arrivo. Come detto, organizzare questa terza prova del Criterium Cadorino è stata l'Unione Sportiva Tre Cime Auronzo. Sentiamo Alessia Molin. Quest'anno abbiamo deciso di farla qui a Tagliarezze, dove, diciamo, la logistica è molto più bella per i ragazzi, c'è più verde e diciamo che il 90% della manifestazione la fa il tempo. Oggi siamo stati fortunati che dopo tanta pioggia oggi c'è stata una giornata meravigliosa, moltissimi ragazzi soprattutto nelle categorie dei piccoli, e quindi io direi un bilancio più che positivo. US Tre Cime Auronzo è una società che c'è da tantissimi anni, è una polisportiva con diverse attività sportive. C'è lo sport del ghiaccio, quindi abbiamo l'artistico, abbiamo l'hockey, il curling, e poi abbiamo per le attività estive abbiamo anche la corsa campestre, abbiamo un centinaio come corsa campestre di tesserati, il 90% comunque sono ragazzini piccoli. Noi per i mesi di aprile e maggio facciamo 3 allenamenti a settimana, cerchiamo di seguirli, di portarli a queste 5 prove che secondo me il Cadorino è proprio nato per l'attività giovanile, per i bambini, coinvolgere questi ragazzi e fargli passare una domenica all'insegna dello sport e del divertimento. Per la terza tappa del Criterium Cadorino è tutto. Il Criterium dà appuntamento a domenica prossima, 13 maggio, per la quarta tappa che si svolgerà a Pelos di Cadore per l'organizzazione dell'Unione Sportiva Aquilotti, società che festeggia i 60 anni di attività.